Beh, dal punto di vista momentaneo, non solo in Italia, ma anche in tantissimi altri paesi, abbiamo la situazione che sempre più gente si ammala per vari motivi e si sta cercando di andare a fondo alla ricerca del perché, che effettivamente, anche se la peste del Medioevo è passata, ma comunque abbiamo delle nuove pestilenze moderne. Dagli anni 20 e anni 30 si è incominciato a sperimentare con la biotronica, che effettivamente è un soggetto scientifico-militare parallelo alla psicotronica, due mondi in cui effettivamente dagli anni 30 in poi si incominciò con determinati esperimenti su grandi vaste popolazioni, vaste masse di popolazioni con i vaccini. E oggi, nel frattempo, dopo 70 anni, sappiamo che questi esperimenti hanno portato più o meno a vedere come funzionano i corpi umani su determinate sostanze, che siano i bambini o gli adulti, che oggi vengono messe nelle cosiddette scie chimiche. Cioè, se c'è il parallelo tra le vecchie armi degli anni 50, anni 40 e 60 biotroniche, scopriamo che nelle scie chimiche abbiamo dei prodotti molto simili, anzi più avanzati ancora ed eventualmente anche più nocivi, a riguardo che se noi respiriamo l'aria che respiriamo, e ci serve l'aria per respirare, effettivamente è importantissimo, passa tramite i polmoni, va nel sangue e va direttamente al cervello. E le cause effettivamente possono fare dei danni a molta gente, gente che è sensibile, ma anche a gente che è resistente. Col tempo, se è sempre in assorbenza di determinati veleni che ci sono nell'aria o appunto nei bacini, causa dei danni, delle malattie e pure tanti morti. E la psicotronica invece è praticamente uno sviluppo di armi bioelettromagnetiche a onde radio specifiche, che effettivamente si è stato sperimentato anche lì da un punto di vista con l'invenzione del telefono, della radio e della televisione. Come voi sapete, se state davanti allo schermo della televisione troppo tempo, siete naturalmente davanti a delle determinate onde, e queste onde in grande sostanza accumulativa eccessiva naturalmente produce anche queste i loro danni. Adesso naturalmente quando si parla di armi psicotroniche sono naturalmente più specifiche, più intense, più pericolose, in cui possono naturalmente fare tutti i danni e un sacco di appunto vittime per coloro che sono state colpite oppure usate come cavie a livello cerebrale, mentale e anche spirituale. Dunque, sono delle cose che sarebbe molto importante se la gente si informa, magari anche non sempre sui media del mainstream e alla televisione statale, ma se magari va a ricercare un pochettino, vedere il cambiamento, il mutamento anche a livello di come lavorano determinati contadini che hanno grandissimi campi o allevamenti di animali, quante sostanze vengono usate che noi dopo usiamo praticamente nella nostra nutrizione, l'acqua potabile, assieme un po' di qui, un po' di lì, pian pianino. E i medici, a parte che quelli appunto sono di solito anche disinformati e non hanno una cultura medica veramente profonda, o l'ente sanitaria italiana non si interessa nemmeno di approfondire, perché ho constatato che se ci sono delle persone che hanno avuto dei danni e hanno fatto denuncia, alla fine li mandano praticamente a dover fare anche degli esami militari. E qui c'è naturalmente qualcosa che non quadra, in cui bisognerebbe incominciare a riflettere e naturalmente ad avere anche rispetto per tutte quelle persone che sono state vittime di questo, poterne parlare apertamente e soprattutto poter avere dei medici e degli scienziati che non sono corrotti, ecco, che non sono sotto contratto con delle multinazionali, ma che riescono ancora a fare il loro mestiere
liberamente e con libero arbitrio per dare esattamente le prove di determinati risultati scientificamente provati di danni che vengono causati da tutti questi nuovi, moderni e strategiche armi, in fondo mezze segrete, che se si va a guardare si trova sempre da qualche parte delle informazioni che portano comunque all'usanza e dove che vengono usate queste armi, che secondo determinate informazioni che abbiamo a livello europeo della ZK, per esempio, che dei sistemi militari come ARP, che non è solo in Canada ma ci sono varie basi più piccole, riescono anche a fare dei terremoti oppure dei diluvi di piogge torrenziali che distruggono vasti territori. E poi a primo momento sembra sì, è stata la natura, invece c'è dietro qualcosa di più che spesso si possono trovare con i geologi e i meteorologi, naturalmente non corrotti come al solito, che fanno il loro lavoro buono di informazione senza censura, a trovare le informazioni. E la cosa più importante secondo me non è parlare specificamente su dati tecnici che magari la persona semplice non comprende, ma di poter dare informazioni, perché le persone semplici potrebbero incominciare a occuparsi dei vari fenomeni. La letteratura non manca e sul web si trova anche tante informazioni giuste, basta cercare al posto giusto, facendo attenzione che anche il web a metà è, diciamo, avvelenato. Ci sono una grandissima armata pagata di agenti, cosiddetti troll, che vengono pagati per fare dei siti e informazioni errate. Dunque sempre attenzione da che parte si prendono le notizie e com'è che si gestisce la propria libera autodeterminazione per avere le informazioni giuste. Dunque fate attenzione che stiamo entrando in un'epoca relativamente digitalizzata, perciò hanno anche cambiato tutte le reti a livello digitale, perché è più compatibile effettivamente anche per fare determinati trasferimenti della mente. Cioè non ci sono solo le armi psicotroniche che vengono usate per ferire o uccidere direttamente delle persone, ma ci sono anche le armi psicotroniche che fanno pochissimo danno, ma comunque abbastanza danno, tramite i sistemi digitali, in cui praticamente vengono trasmesse delle idee che non corrispondono alla realtà, che il consumatore, senza rendersi conto, viene poi convinto di cose che sono semplicemente illusioni o praticamente bugie, cose non vere, e le persone incominciano a pensare con dei pensieri però sintetici, artificiali, che li vengono messi nella mente inconscientemente, per poi naturalmente avere più controllo sulle masse di persone. E questo è una cosa che i genitori, secondo me, bisognerebbe anche insegnare ai bambini, anche a riguardo di tutti i messaggi subliminari. Io mi ricordo che quando ero piccolo io leggevo sempre Topolino, per esempio, ma invece è pericoloso, perché da un punto di vista il Walt Disney sappiamo che era pedofile, e per di più era direttore dell'FBI. Dunque, che cosa ci fa un pedofile e un direttore dell'FBI, dei servizi di sicurezza americani, che disegna dei fumetti? Ovviamente queste storie sembrano non pericolose, però possono causare dei danni. Messaggi subliminari nei fumetti per bambini, i genitori dovrebbero essere anche loro magari un po' più approfonditi sui vari stili di prodotti, giornali e libri che ci sono in commercio, perché se per esempio pensiamo al nostro grande Umberto Eco, che era riuscito nella sua vita a fare una grande biblioteca di libri solo per far capire al pubblico che c'è una gran maggioranza di libri che sono falsi. Umberto Eco collezionava i falsi per far capire che esistono i falsi e che sono una gran maggioranza. Dunque, che cos'è il senso dell'informazione? Prima cosa, non deve contenere assolutamente nessuna censura.
Secondariamente deve essere talmente chiaro e semplice a capire che ogni persona, anche se non ha fatto l'università, ovviamente possa capire la pericolosità di una cosa che viene spiegata nell'informazione. Ad esempio, se voi comprate un telefonino, c'è scritto nel libretto d'uso che non bisognerebbe metterlo alla vicinanza della testa, o cioè appunto usare praticamente viva voce. Queste sono tutte piccolezze che però ovviamente sono informate, ma non a livello chiaro, comprensibile, e bisogna andare a volte un pochettino a fondo e a ricercare queste cose. La sensibilità più importante che io vorrei dire a tutte le persone, ascoltatrici e ascoltatori, che seguono questa problematica delle armi psicotroniche e del controllo mentale, l'ipnosi di massa che viene fatta anche in Italia, vedete di aumentare la vostra coscienza semplicemente cercando dati. Ormai abbiamo tantissime fonti in cui ci si può informare, andare a fondo e parlare naturalmente insieme con determinati personaggi che già se ne occupano in Italia per dare un aiuto a informazione e ovviamente a trovare anche le soluzioni per vedere come si può curare chi ha avuto dei danni a livello di salute. Che ci sono tre tipi, c'è quelli che sono stati gravemente, no? Praticamente gravemente i danni che hanno subito a livello di salute, quelli che hanno avuto dei danni medi e quelli che hanno avuto dei piccoli danni. E naturalmente quelli gravissimi possono portare alla morte, e spesso non si riesce a capire bene cos'è la causa della morte di tanta gente che magari a 40 anni muore di infarto. Che cosa ha causato l'infarto? Non può essere solo lo stress, può essere magari appunto sostanze che sono entrate nel corpo. Da un punto di vista sostanze biochimiche che si possono trovare nei generi alimentari o nell'aria che si respira, oppure sostanze bioelettromagnetiche di cosiddette armi psicotroniche. Sicuramente la cosa migliore che potete fare è di impegnarvi per i vostri figli soprattutto, perché il futuro dei nostri bambini è in pericolo, è veramente in pericolo se noi genitori non ci occupiamo nella famiglia di informare, di dare il più gran consenso informativo a tutti quanti. C'è un gran pericolo, perché ci sono dei piani a livello europei, politici e militari, che fino all'anno 2025, cioè tra l'anno 2025 e 2045, che verranno messe sul mercato determinati prodotti che cambieranno la nostra vita, ma non in senso positivo, anzi aggraverà determinate situazioni che, se non facciamo attenzione, ci usano veramente in gran parte come cavie umane, e questo è completamente contro i diritti umani, contro la dignità umana, in cui ogni comune o ogni regione dovrebbe occuparsi, perché i danni causati da questo rovinano naturalmente sia l'industria, sia la famiglia e sia il benessere della maggioranza della popolazione. Questi sono i punti più importanti che dovete fare attenzione, appunto, anche quando andate in giro per la città. Guardate i simboli che vedete, guardate bene i simboli che ci sono per scoprire quante società che abbiamo e quali sono le società che lavorano veramente per il bene dell'umanità e chi lavora contro. Sono cose che ovviamente si potrebbe stare ore e ore a parlare, ma volevo solamente portare vari punti importantissimi, e per questo chiedere a voi la partecipazione di anche voi andare a ricercare e vedere e comunicare con i vostri cari. Questo è quello che mi stava a cuore. Bene, dal punto di vista scientifico della base delle armi biotroniche o psicotroniche, sappiamo che sono basate anche su leggi naturali di bioelettromagnetismo, che è sempre ancora delle leggi che equivalgono nell'universo sulla base di luce. La luce, bioelettromagnetismo, sono delle leggi specifiche che riguardano solamente questo piccolo universo in cui viviamo noi, che è una parte del multiverso.
E dobbiamo sapere che appunto tutte le armi psicotroniche o biotroniche basate sulla concezione del bioelettromagnetismo, che viene usato come arma molto terribile e potente da poter anche impiantare pensieri o ordini e voci nella mente delle persone, facendo il trasferimento della mente oppure creando delle anime bioelettromagnetiche artificiali che riescono a praticamente investire l'intero organismo astrale della persona. E dunque, per capire queste leggi, che sono appunto basate e naturalmente arrivano solamente a poter sottostare alla legge della luce. Dunque, tutto quello che è oltre luce ha il potere di avere il dominio sulle armi psicotroniche, perché le armi psicotroniche o biotroniche sono limitate alle leggi quantistiche e della fisica quantistica della luce. Ma non esiste solo la luce, esiste molto di più. Il nostro spirito, la nostra anima, se ha il potenziale, il sistema operativo al 100% e non come la media delle persone che ha solamente un 5% di potenziale del sistema operativo spirituale, se si può aumentare il sistema operativo spirituale dai 5% che ha la media di persone, come dice Einstein, possiamo naturalmente arrivare a 10, 20, 30, 40, 50% del nostro sistema operativo spirituale e usando il nostro sistema operativo spirituale che è nell'oltreluce, dunque non risponde alle leggi della fisica quantistica come la biotronica e le armi psicotroniche, ovviamente si può creare un potenziale energetico che è un'altra energia che la luce. La luce E uguale a mc quadrato riguarda solamente questo universo, ma il nostro spirito e la nostra anima è un potenziale al di fuori di questo universo e è dal di fuori che possiamo dominare dunque queste armi terribili che ci possono nuocere in forma militare, che usano anche via satellite, eccetera, eccetera. Ci sono queste possibilità. Se noi rimaniamo però legati al 5% col nostro sistema operativo spirituale, della nostra mente che è praticamente addormentata, non abbiamo nessuna chance di poterci né proteggere e né essere sicuri di non diventare vittima. E proprio questo è importante, riuscire a capire la differenza tra i due mondi, tra il mondo in cui governano le leggi naturali fisiche della luce, e queste sono quelle che usano i militari per le armi psicotroniche, mentre capire cosa c'è al di fuori di questo sistema naturale della luce, cosa c'è nell'oltreluce, e di riuscire a essere veramente chiari e lucidi nella comprensione dei due fenomeni, del mondo della luce e del mondo dell'oltreluce. Capendo queste due cose, si possono naturalmente avere il dominio sulla cosa che è minore, cioè che è sottostante dalle leggi naturali. E ovviamente le leggi della luce sono sottostanti alle leggi dell'oltreluce. Ed è questo che bisogna capire per potersi proteggere e fare una propria corazza con delle energie che sono oltreluce. Usando le energie oltreluce si può proteggere da energie militari psicotroniche che sono legate alle leggi della luce. Chiaro? Bene, questa era la spiegazione semplice. Poi se volete approfondire ci si può mettere in contatto, chiaramente, e vi posso dare tutti i dati scientifici perché voi potete capire matematicamente e basati sulla geometria sacra, che è fatta di 13 dimensioni, bisogna capire che se la natura è fatta di 13 dimensioni e i militari usano delle armi psicotroniche che sono basate solo su 4 o 5 dimensioni, beh, ovviamente hanno la capacità di potenziale della metà di quello che ha lo spirito. Ed è esattamente quello che bisogna capire e che abbiamo naturalmente tutti i dati scientifici che si possono, già dal 1901, praticamente, da quando è nata la fisica quantistica, abbiamo, riuscito a dare le prove di
queste diverse dimensioni e come funzionano e come tutto è connesso assieme. Ma ovviamente se i militari usano un'arma che è basata su 4 o 5 dimensioni e il singolo cittadino vive in un mondo di 3 dimensioni, è ovvio che è più debole e rischia di essere vittima. Perché andando in giro con la comprensione e il sistema operativo spirituale a 3 dimensioni, sei molto più debole se vieni attaccato da qualcuno che ne usa 5 di dimensioni. Ma se tu riesci a evolverti, appunto, aprire la tua mente e capire scientificamente la differenza tra la terza dimensione, la quinta dimensione e la settima, oppure la tredicesima, beh, ovviamente capirai che tutto cambia, non è più come sembra che tu sei più debole, ma sarai più forte e avrai dei potenziali, specialmente se lavori poi anche in gruppo, perché la struttura dell'evoluzione la puoi fare sia come singolo, ma poi naturalmente se ti metti in gruppo aumenta anche il potenziale. Queste sono le semplici spiegazioni verbali, senza i dati scientifici, che appunto poi diventa più complicato, è meglio darlo su cartacea e darlo in modo che si possa anche studiare per capire esattamente il meccanismo di questo fenomeno, sia del mind control, del controllo mentale, come che funziona e quando può funzionare. Cioè, appunto, se uno è debole, ovviamente spiritualmente è vittima, può diventare vittima, anzi diventa semplicemente vittima. Ma se uno, per esempio, ha il potenziale di usare determinate capacità astrali che sono nell'oltreluce, è naturalmente più potente del bioelettromagnetismo, perché il bioelettromagnetismo è limitato a questo universo fisico. Ma al di fuori ci sono ancora altre energie che si possono usare ed è proprio questo che bisogna fare per proteggersi oppure avere una sicurezza per proteggersi contro queste determinate armi. Ok, questo era tutto da Fuego Astral, per il resto contattatemi e poi vi mando tutti i dati scientifici. Ciao e buona giornata.